L'abito da lavoro del malato terminale è sempre troppo largo. Tra il collo e la camicia ci si potrebbero infilare due dita. Le spalle della giacca sono cadenti e sembra quasi che le maniche si siano allungate. La cintura è stata sostituita da bretelle per non avere il pensiero di doverla continuamente stringere. Quando tira un po' di vento, i pantaloni sbattono su gambe smagrite, diventate ormai simili a quelle di uno spaventapasseri. E lui, appoggiato a un bastone, che non ha mai usato prima, si rannicchia su se stesso, quasi abbia paura di essere soffiato via. È la morte che lo sta assorbendo, giorno dopo giorno, poco per volta. Gli sta succhiando via la carne, rinsecchendo le vene. I suoi occhi hanno paura di tutto ciò. Per non vedere il proprio volto sempre più scavato, cerca di non guardarsi neppure mentre si rade, fidandosi solo delle sue proprie mani, che nodose come sempre, sembrano essere l'unica cosa immutata. Per questo, seduto sul divano, passa ore a guardarsene. Vede le carezze che hanno dato alla sua bella moglie, i molti legni che hanno scolpito, i buchi che hanno scavato nella sabbia della spiaggia sino a quando l'acqua spuntava da sotto. E i suoi bambini ridevano dicendo ancora, ancora. E piano piano la paura si dissolve, la vita gli torna vicino.